Allora, piega di rinforzo, quella che facciamo adesso è quella che veniva chiamata piega da Bungee, ovvero piega 2. La differenza con l'altra piega è che quell'altra è un po' dinamica, questa è molto più ferma e questo comporta un tipo diverso di struttura. Guardate come è brutto, diciamo, un po' grezzo l'impasto e guardate come cambia rapidamente. Singola piega 2, prendo da sotto, giro e copro, saldo. E passo con i pollici la saldatura in verticale qui, vedete? Giro. Già comincia a cambiare l'impasto, vedete? Giro in verticale, ancora una singola piega e vado avanti fin quando l'impasto migliora, quindi 4-5 di queste pieghe. Ecco, guardate che meraviglia. Questo offre un risultato, ripeto, molto più composto di quell'altro che avevamo fatto con lo slap and fold. Questo è un po' più incordato, secondo me, rispetto a questo. Però questo qui, ripetendo la lavorazione, migliorerà tanto. Il prossimo sarà il terzo e ultimo tipo di piega, che sarà la piega spiga, che io ho visto fare per la prima volta a Pino Arletto, quindi lo mostreremo qui adesso.